Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: modella, ma anche volto TV, Raffaella Fico deve la popolarità grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Lo scorso anno è tornata nella casa di Cinecittà, ma la sua avventura non ha lasciato il segno. Subito dopo l'eliminazione ha partecipato solo a qualche puntata del serale per poi dedicarsi alle sue attività. Molto attiva anche sui social, dove ha un seguito rilevante che le ha vantato il titolo di influencer, la Fico non manca mai di sorprendere i fans allietandoli con la sua bellezza. Raffaella Fico super hot su Instagram, ecco lo scatto. Recentemente l'ex Geffina ha pubblicato una serie di scatti in costume, pubblicizzando le sue vacanze al mare. Corpo statuario, curve al limite della perfezione, la Fico non può che riscontrare il favore del pubblico che non manca di rilasciare commenti, like e anche un semplice cuoricino. Ad incantare i followers mandando in tilt la rete una foto di Raffaella Fico intenta a entrare nella vasca idromassaggio. Viso coperto da un enorme cappello e un costume che lascia poco all'immaginazione, la Fico è apparsa sensuale e a tratti hot. Tutto ciò non ha fatto altro che aumentare la sua popolarità. Nelle scorse settimane l'ex compagna di Mario Balotelli, da cui ha avuto una figlia Pia, ha rivelato di essere tornata single. Sempre su Instagram l'ex Geffina ha confessato di aver lasciato Piero Neri, a dire il vero l'ho lasciato, non sono più fidanzata. Ha poi aggiunto, brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione. Ad oggi non ci sono altre spiegazioni sulla rottura, ma a quanto pare fra i due sono ancora in corso dei contrasti. Raffaella Fico, Balotelli? Oggi abbiamo un bellissimo rapporto. Raffaella Fico non ha nessun problema oggi a parlare di Mario Balotelli. I due hanno superato i contrasti del passato e sono due genitori presenti e molto affettuosi con Pia. L'ex Geffina in una recente intervista rilasciata al magazine Vero ha riferito di avere un bellissimo rapporto con il calciatore. Abbiamo un bellissimo rapporto. Siamo molto sereni entrambi e questo ci aiuta tanto. L'equilibrio, l'accordo e l'intelligenza tra due genitori sono fondamentali per far crescere bene un figlio, è necessario non far pesare sui figli la propria situazione familiare, loro non hanno colpa di nulla. La Fico ha poi concluso, Pia è felicissima, tranquilla, sa che il suo papà e la sua mamma la amano e le vogliono un bene immenso. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.